Oggi andremo a vedere il supporto per smartphone M-Pow per auto. L'ho preso su Amazon, trovate il link in descrizione a 12,99. Andiamo a vedere un attimino che cosa c'è nella scatola. Allora, libretto, vabbè, istruzioni, una carta di garanzia di 2 anni. Ok. Allora, abbiamo il supporto per il telefono e qui c'è l'attacco per attaccarlo al vetro e al cruscotto. Ovviamente il cruscotto dovrà essere liscio, non vanno bene quelli diciamo un po' rugosi, tipo il mio, infatti lo attaccherò al vetro. Allora, per attaccarlo svitiamo qui. Mettiamo la sfera e poi spingiamo questa cosa così, riavvitiamo, molto semplice, vabbè, come un po' tutti questi cose a sfera. Questo mi è piaciuto di più perché ha queste ghiere per poter regolare e fissare, mentre molti non lo avevano. Qui sotto ci sono questi due, queste due alettine che si aprono così, e poi qui, se non sbaglio, c'è un pulsante che allarga e poi si stringe, che con questo pulsante si riallarga. Se si tiene premuto si allarga davvero tantissimo. Ok, qui c'è un adesivo che si toglie e si può attaccare il supporto al vetro. Per fissare ovviamente la ventosa c'è questa levetta qui sotto che tira la ventosa e crea il sottovuoto. Andiamo a vedere come rimane una volta attaccato e fissato lo smartphone sul suo supporto. Ok, una volta montato è stato facile, una pulitina al vetro e la ventosa attacca subito. Ho fatto un po' di strada e devo dire al momento sto guidando che fa il suo dovere, non vibra molto il telefono mentre si va in macchina. Si può inclinare ovviamente anche in orizzontale se si sta usando per esempio il navigatore e lo si voglia usare in orizzontale o insomma far vedere un video al passeggero. Devo dire che sono rimasto soddisfatto dell'acquisto. Vi invito, se volete comprarlo, a prenderlo dal link che trovate nella descrizione. E non penso ci sia altro da aggiungere, un 5 stelle meritate e ci vediamo come sempre in un prossimo video.